Variante Omicron scatta l'allarme in Campania. Scoperte altre 5 persone positive dopo l'individuazione del paziente zero, un manager ENI residente a Caserta di ritorno dal Mozambico. Oltre alla famiglia dell'uomo, scoperti 3 alunni all'interno della scuola frequentata dai figli, una badante e un appartenente al personale scolastico. Partiti i tracciamenti da parte della ASL e della Regione. Si cerca di arginare la diffusione del virus, anche se per il presidente De Luca è ormai partita. Come dire che ormai ci siamo? Io sto rivedendo il film di 2 anni fa, quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento, ricordate? Sembrava fosse un caso isolato, ormai la variante è pienamente diffusa. Dal 22 dicembre Nessuna dopo. angoscia, ma grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia invoca la presenza in strada di forze dell'ordine, soprattutto nel weekend, per il rispetto dell'utilizzo della mascherina ed evitare situazioni di possibile contagio. Da metà dicembre partirà poi la vaccinazione dei bambini. Bisognerà fare presto, dice De Luca, per immunizzare la popolazione, lasciare che i bambini e gli studenti vadano a scuola e non rivivere il film di un anno fa con la DAD. Dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza. Per quello che mi riguarda è indispensabile avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini da 5 a 11 anni, per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa, per evitare danni psicologici e formativi che cominciano ad avere i nostri bambini. Intanto sale la pressione sugli ospedali, molti reparti sono già pieni, si rischia di evitare che molti pazienti possano trovare le cure adeguate, soprattutto quelli con patologie gravi come i tumori. Cresce però per fortuna il numero dei vaccinati con terza dose booster, l'appello ai nostri microfoni della professoressa Anna Maria Colao. Abbiamo dovuto ridurre moltissimo la possibilità di accettare pazienti nelle strutture ospedaliere, sia come ambulatori che come ricoveri, per la riduzione evidente dei posti letto a disposizione. E questo ovviamente mi fa molto dispiacere perché ci sono tante persone che sono adesso poco controllate. La raccomandazione sempre è di cercare di vaccinarci tutti perché è l'unico modo per far circolare meno il virus, con questo meno varianti e una probabilità in più di uscirne più velocemente possibile.